Questo programma è offerto da Questo programma è offerto da Buonasera, ben ritrovati dallo studio 2 di Sport Italia. Torniamo questa sera a parlare di campionato italiano Rally Sparco. La sfida al tricolore rimane quest'anno aperta ad ogni pronostico anche dopo il suo sesto appuntamento, il Rally Mille Miglia, che si è corso il 3-4 settembre scorsi e che ha visto trionfare davanti a tutti Stefano Albertini. Ma la sfida ai vertici in realtà è stata davvero spietata, con ben 6 equipaggi che sono arrivati a termine gara racchiusi in meno di un minuto. Insieme alla sorella maggiore è andata in scena anche la gara valida ai fini Coppa Rally di zona, dove invece è stato Andrea Spataro ad aggiudicarsi il primo gradino del podio. Noi vi raccontiamo questo e molto altro nel primo servizio di questa sera. Questo servizio è offerto da Amici di Rally Dreamer TV, oggi ci troviamo a Montichiari, in provincia di Brescia, per il 44esimo Rally Mille Miglia. Prima di accendere i motori, andiamo a scoprire le bellezze di questi luoghi. Monsignor Angelo Chiarini, storico della città di Montichiari, fa risalire la nascita del comune al 23 aprile 1167, con l'investitura feudale dei cittadini di Montichiari da parte dei Conti Longhi. Ancora prima della fondazione, il territorio veniva chiamato Monti Sclari, 1099. Nel tempo esso subirà diverse trasformazioni, seguendo l'evoluzione dell'italiano. Ancora prima dell'influenza celtica o romana, a Montichiari, in particolare sul Monte Rotondo e nella parte nord del Colle San Pancrazio, il gruppo archeologico Monte Clarense, GAM, ha rinvenuto oggetti in bronzo, falci e asce, 1877, e frammenti di oggetti fittili di possibile influenza terra-maricola. E non potevamo non parlare dei giacimenti di marmo del Botticino. Il bacino estrattivo del Botticino classico viene sfruttato da oltre 2000 anni. In epoca romana, l'abbondanza di pietra e marmo nella zona di Botticino permise lo sviluppo di una cospicua tradizione epigrafica. Prove speciali storiche dove si sono consumate battaglie sportive tra piloti leggendari a bordo di magnifiche auto che hanno fatto la storia di questo sport. Queste poche parole descrivono e riassumono il Rally Mille Miglia, giunto quest'anno alla sua 44esima edizione. La gara valida per il campionato italiano Rally è stata vinta dal pilota, locale e velocissimo Stefano Albertini, in coppia con Danilo Faffani su Skoda Fabia Evo 2, al termine di un duello infinito con il campione italiano in carica Andrea Crugnola, che ha portato al debutto nel massimo campionato la nuova Hyundai i20 Rally 2. Nella giornata di domenica, sulle stesse prove speciali, si è disputata la gara valida per il Coppa Rally di zona. 59 gli equipaggi che hanno preso il via della pedana di partenza per affrontare i 3 tratti cronometrati in programma, da ripetersi 2 volte per un totale di 52 km e 180 metri di prove speciali.
Si comincia con la Provaglio Valsabbia e Andrea Spataro suona subito la sveglia a tutti i suoi avversari, andando a vincere con il tempo di 6 minuti 45 secondi e 6 decimi. Dietro di lui Gianluca Varisto accusa solo 3 secondi di ritardo, mentre terzo è Michele Griso, che di secondi dal primo ne prende 6. Primo passaggio anche sulla prova di Moerna. Michele Griso reagisce in modo eccellente e vince la prova con 2 secondi e 2 decimi di vantaggio su Spataro. Terzo è Varisto, che concede ai primi due solamente 3 secondi e 4 decimi. Sulla prova di Pertiche, Andrea Spataro e Gianluca Varisto sono divisi nell'ordine da solo un decimo di secondo, a dimostrazione del fatto che oggi nessuno ha intenzione di far fare vita facile agli avversari. Michele Griso è nuovamente terzo in prova, ma il distacco è inferiore a 2 secondi. Al parco assistenza di metà gara, la classifica è di quelle da cardiopalma, con Spataro davanti a tutti, ma con solo 4 secondi e 3 decimi di vantaggio su Varisto e 5 secondi e 8 decimi su Griso, sa di non potersi permettere di guidare il secondo giro con il braccio fuori dal finestrino. Si torna sulla Provaglio Valsabbia. Varisto prova a ricucire lo strappo andando a vincere la prova, ma la spiona della fotocellula segnala una partenza anticipata di qualche decimo e gli vengono attribuiti 10 secondi di penalità. Secondo in prova è Spataro, a 4 decimi, mentre Griso comincia a dare del tu alla sua Ford Fiesta e accusa solo 1 secondo e 8 decimi di ritardo dal capofila. Anche sulla Moerna il primato si gioca su un solo decimo. Spataro è il più veloce, ma Griso ha praticamente appoggiato il muso della sua Ford Fiesta alla targa del rivale. Varisto è terzo, con la certezza che con i ritmi di gara che si stanno tenendo è impossibile recuperare la penalità presa ed è forse meglio mantenere la posizione senza fare danni. Pertiche 2 è l'ultima fatica di giornata, ma anche l'ultima possibilità per Griso di andare a prendersi il primato, che adesso si trova nelle mani di Spataro. Attacca e vince la prova, recuperando al rivale 4 secondi e 5 decimi, che però non gli saranno sufficienti per il sorpasso. Davanti al centro fieristico di Montichiari, tutto è pronto per dare il via alla cerimonia di premiazione, dove la perfetta macchina organizzatrice ha ben messo in pratica le norme dettate dal protocollo anti-Covid stabilito dalla federazione. E direi che il merito è delle persone che hanno corso, dei piloti, il merito certamente dell'organizzazione, ma soprattutto io credo che il merito sia delle persone che hanno lavorato con tanto cuore e tanta volontà per questo risultato. Una gara del CIR che sembrava di essere quasi al mondiale, era tutto perfetto, tutto era studiato nei minimi particolari. Direi i risultati sono stati molto positivi, abbiamo avuto un riscontro positivo. Dobbiamo solo cercare di migliorare ancora e sperare e augurarci di fare qualcosa di meglio in futuro. Come al solito, prima di festeggiare il podio, a noi di Rally Dreamer TV piace dare la meritata visibilità ad ogni vincitore di classe. Cominciamo con l'equipaggio formato da Matteo Pezzetta e Paolo Garavaglia, vincitori in solitaria della classe Racing Start Plus TV fino a 1600 cm cubici su Mini Cooper S. Rimasti soli in classe A5 prima di metà gara, Roberto Scapin e Federica Pagliero hanno pensato a tutelare la loro Peugeot 106 fino alla fine per portare a casa l'ambito trofeo. La classe Racing Start fino a 1600 cm cubici è stata preda di Mattia Canepa e Giorgia Lecca, che si sono imposti sui loro avversari sfruttando al meglio la loro Citroen C2. Non avendo punti di riferimento cronometrici per mancanza di avversari, Mattia Zorzi e Mattea Modenini si sono divertiti fino alla fine, portando al successo di classe Racing Start TV fino a 1400 cm cubici la loro Fiat Grande punto Abarth. Ancora una Mini Cooper S, questa volta nelle mani di Mattia Vona, navigato da Dennis Ghislini, inzuppata di spumante per festeggiare la vittoria di classe Racing Start TV fino a 1600 cm cubici. Hanno lottato in due fino alla fine in classe N2. La vittoria se la sono aggiudicata Giordano Formolli e Deborah Duico, che hanno messo la loro Peugeot 106 davanti ai loro avversari per soli 5 secondi. In R1, Cristian Baldini ed Elia Ungaro hanno dominato con la loro Renault Clio, infliggendo agli avversari distacchi pesanti. Nemmeno una penalità di 20 secondi ha impedito a Manuel Bonfadini e Valentina Gentilini di vincere la classe K10, sfruttando al massimo la cavalleria della loro Peugeot 106 in versione kit.
In classe R4 anche Alessandro Pedrini e Elena Tarzia sono stati autori di una vittoria in solitaria, senza fare alcun danno alla loro Mitsubishi Lancer Evo 10. In classe A7 erano solo in due, ma se le sono date di santa ragione. Alla fine a prevalere sono stati Giorgio Comai e Marco Filippini su Renault Clio Williams. Quattro equipaggi al termine, racchiusi in soli 4 secondi, ma davanti a loro hanno padroneggiato Alberto Marini e Giuseppe Morina, distanziando con la loro Renault Clio RS il gruppo degli inseguitori di oltre 20 secondi. Classe combattuta anche la R2B, dove alla fine Federico Bellot e Kevin Codenotti hanno portato al successo la loro Peugeot 208, dimostrando buone doti velocistiche. Discorso diverso tra le Peugeot 208 Turbo appartenenti alla classe R2C. Flavio Brega e Stefano Costi non hanno avuto rivali, dominando la classe dall'inizio alla fine. Per un pelo non parcheggiavano la loro Renault Clio nella top 10 i vincitori della classe Super 1006, Tiziano Riva e Matteo Sanfilippo. Avevano anche loro 4 ruote motrici, ma la 207 nulla può contro le più performanti R5. Iceman e Camilla Carini sono stati comunque molto bravi a conquistare l'ottava piazza assoluta, vincendo la classe Super 2000. Settimi assoluti, primi tra le due ruote motrici e vittoria di classe R3C. Risultato pieno per Moreno Gambiaghi e Arianna Faustini, che hanno fatto volare la loro Renault New Clio RS. E adesso, sotto la luce artificiale dei riflettori che hanno dato il cambio al sole andato a riposarsi, è arrivato il momento di andare a festeggiare il podio finale, a cominciare dal terzo gradino del podio, conquistato da Gianluca Varisto e Ramon Baruffi su Skoda Fabia. Sì, vedevo il primo, ormai eravamo lì vicino. Vabbè, ce la dovevamo giocare chiaramente. Però ci ho creduto un attimo e ho anticipato di 3 decimi la partenza, penalità di 10 secondi chiaramente, scoperta dopo, sulla prova dopo, e mi sono sfumati via così. Secondi assoluti Michele Griso ed Elia De Guglio su Ford Fiesta R5. Sì, è stata veramente una bella gara. Nel secondo passaggio, soprattutto dopo la prima assistenza, abbiamo spinto anche di più. Siamo molto felici della macchina, molto felici, abbiamo trovato una quadra che ci ha dato grande soddisfazione, a parte nei tempi, anche proprio nello stile di guida. Qua viaggiano tutti forti, quindi non aspettano nessuno, purtroppo siamo partiti un po' timidi. Via il cappello e mano sul cuore, mentre scorrono le note dell'inno di Mameli per festeggiare i vincitori assoluti della 44esima edizione del Rally 1000 Miglia, valida per il CRZ, Andrea Spataro ed Edoardo Brovelli. C'erano tante cose da curare, da non poter sbagliare niente, quindi è forse delle volte più difficile provare a gestire un po' le cose che provare ad andare veramente forte. Siamo riusciti sull'ultima proprio a difenderci in extremis, così portando a casa la vittoria assoluta per 2 secondi e 2, però siamo riusciti a chiudere almeno la Coppa Italia seconda zona, che siamo riusciti a qualificarci per Modena. L'Air Italian Trophy abbiamo fatto un buon salto avanti, quindi abbiamo 3 vittorie con solo una vittoria assoluta, però diciamo che l'importante era questo, l'obiettivo era questo. Dopo l'errore di Sanremo che ci è costato abbastanza, abbiamo buttato via un po' di punti, però abbiamo recuperato bene, ecco. Si è corso nello stesso fine settimana anche il 13° Rally di Reggello, città di Firenze, che ha segnato nel calendario un atteso ritorno poiché l'edizione 2020 non era stata disputata a causa dell'emergenza sanitaria. E naturalmente anche in questa occasione la nostra truppa esterna era in prima linea per raccogliere le immagini che vi mostriamo nel prossimo servizio. Questo servizio è offerto da... Il territorio reggellese è stato abitato fin dall'antichità. Le prime testimonianze scritte risalgono al X e XI secolo.
Inizialmente chiamato Castelvecchio di Cascia, Reggello nasce come luogo di mercato tra la via del Casentino e la Cassia Vetus, attualmente chiamata Strada dei Sette Ponti. Solo nel 1773, grazie ad un provvedimento legislativo del Granduca Leopoldo, si ha la nascita della comunità di Reggello. La Pieve di Cascia, a Reggello, si distingue dalle altre del Val d'Arno per la sua eleganza, espressa in linee pulite e ben proporzionate. Fu edificata da maestranze della contessa Matilde di Canossa in soli 20 anni, fra il 1130 e il 1150. Si trova in una posizione strategica dove confluivano due importanti strade dell'epoca, la Cassia Vetus, che da Fiesole portava ad Arezzo, parte dell'attuale strada dei Sette Ponti, e la Via del Vino, che sfociava in Casentino. La prima cosa che cattura l'attenzione scorgendola da lontano è il suo campanile, che svetta imperioso per 32 metri di altezza. In origine svolgeva la funzione di torre di avvistamento, costruito ancora prima della Pieve. Le prime testimonianze dell'abitato di Pontassieve risalgono al Medioevo, quando la Repubblica Fiorentina costruì il castello di Sant'Angelo sulle vie di collegamento con la Romagna e il Casentino. Val d'Arno, la città di Firenze. È qui il rinascimento della Coppa Rally di zona, in un contesto che ha visto un bel tot di piloti impegnati nei calcoli del punteggio mancante per potersi aggiudicare la partecipazione alla finalissima di Modena. Ambizioni che hanno garantito alle 6 prove speciali in programma un bel tot di agonismo, espresso non solo in ottica assoluta, ma soprattutto nelle classi che hanno contraddistinto un rally di Reggello da vivere fino all'ultimo metro. 48 gli equipaggi che hanno risposto presente alla chiamata del confronto moderno. Un parterre che fin dalla prima prova speciale ha confermato il chiacchiericcio della vigilia, con Carlo Alberto Senigallesi a fare spallucce al più logico dei pronostici. Lui, tornato alle corse dopo un anno e dal debutto sulla Skoda Fabia R5 Evo, ha fatto parlare il cronometro già dai primi 2 chilometri di sgambatura, quelli della speciale inaugurale. Di 3 secondi e 3 il distacco rifilato a Pierluigi Della Maggiora e Davide Tanozzi, appaiati all'inseguimento del leader pisano, con Nicola Fiore appena 2 decimi più lento. Con le telecamere di Rally Dreamer riposte in attesa della giornata successiva, il Rally di Reggello ha delineato una classifica provvisoria decisamente corta nel ventaglio di posizioni di ridosso alla leadership, anticipando una domenica di alte temperature. A dare la sveglia a tutti è stato Carlo Alberto Senigallesi, ancora in scratch con 7 secondi sulla Fabia di Nicola Fiore e 20 su quella di Luca Cecchettini, alla seconda presenza stagionale sulla Boema Turbo Compressa. Simone Di Giovanni porta la sua Renault Clio R3C al comando tra le vetture a 2 ruote motrici, confermando la bontà dell'aria toscana e le brillanti prospettive in vista della finale emiliana. Più su, lasciando per un attimo da parte lo stradominio di Senigallesi, la pratica delle immediate retrovie è affidata a Nicola Fiore, prima alternativa al leader pisano, e a Davide Tanozzi, impegnato in un confronto a suon di decimi con Luca Cecchettini. Una situazione sviluppata a seguito del ritiro di Pierluigi Della Maggiora, incappato in un'uscita di strada della sua Skoda Fabia R5. Il prosieguo poi ha raccontato del monologo di Senigallesi, ancora in gol sulla terza prova, della solidità acquisita da Nicola Fiore, prima alternativa al leader, e della voglia matta di Luca Cecchettini di insediare il podio assoluto. Così è stato anche nella quarta speciale, teatro dell'ennesima e perfetta rappresentazione di quegli equilibri dettati dalla logica, quella che ha accompagnato gli equipaggi verso la fase finale. Intanto, dietro al terzetto di vertice, ad un giro di orologio dalla vetta, la Skoda Fabia R5 di Marco Cavalieri se la sta giocando con la Renault Clio N5 di Dedo, chiamato a confermare la bontà del suo progetto prima di dedicarsi alle linee della nuova stagione. Se in ottica assoluta il rally di Reggello ha visto materializzarsi i titoli di coda prima della sua effettiva conclusione, con Carlo Alberto Senigallesi, mattatore in tutte le speciali fin qui disputate, le classi hanno garantito agli appassionati e dal nostro staff un epilogo dove i decibel e lo spettacolo hanno fatto la parte del leone.
pure l'amministrazione di Reggiano è molto soddisfatta e ringrazia gli organizzatori perché siamo consapevoli che questo evento dà lustro e risalto a tutto il nostro territorio, non solo a Reggiano ma a tutto la Val di Sieve e il Valdarno. Quindi grazie a coloro che si sono impegnati in questa manifestazione, grazie per aver portato il nome, nel mio caso, di Reggiano nello sport e nel rally, perché questa è una competizione a cui anche l'amministrazione ci tiene e ringrazia veramente per come è stata organizzata. Dopo un anno di pausa siamo tornati sul campo di gara cercando di fare delle cose egregie come siamo abituati a fare, e sembra per il momento che stia tutto procedendo nel migliore dei modi e vedere di continuare a crescere con gli iscritti anno per anno. Tra le piccoline della A0, le Fiat 600, a festeggiare sono stati Luca Del Testa e Veronica Lertora, autori di una prestazione che li ha visti regolare i primi inseguitori con poco meno di 30 secondi a fare da giudice. Nella N1, Flavio Giannini festeggia un altro primato e porta idealmente la Peugeot 106 alla finale di Modena. Sorridono anche i fratelli Buglisi, Tommaso e Federico, vincitori nella classe A5 sulla Rover MG, con la quale raggiungeranno Modena prenotando il ticket con una gara di anticipo. In classe N2 si sono elevati Andrea Beghè e Davide Bertini, con la loro Peugeot 106 al centro di un acceso confronto con i principali competitor, regolati da appena 4 secondi. Amedeo Venturi e David Monticelli si affidano al Super Rally per ripartire alla domenica mattina e portano la loro Peugeot 106 all'arrivo di Cascia, da unici rappresentanti della classe A6. A prevalere nel confronto riservato al gruppo N è sempre la Renault Clio RS di Emanuele Corti e Arianna Catalano, equipaggio che si giocherà la partecipazione a Modena sui chilometri dell'ultima gara valida, il Rally Città di Pistoia. La loro Renault Clio Williams, quella che si è imposta nell'assoluta al Golfo dei Poeti, ha garantito numeri ed affidabilità. Così Gianni Lazzer e Massimo Cesaretti si sono imposti nella classe A7, prendendo il comando fin dalla domenica mattina. La Toscana porta ancora fortuna a Chiara Galli, all'arrivo con il padre Paolo sulla Suzuki Swift di classe R1B. Nella classe R1, l'onore di rappresentanza di categoria è stato affidato a Filippo Bonechi e Gioele Vighi, su Renault Clio RS. A Lorenzo Sciscione e David Geremia, il confronto a due della R2B, quello che ha visto prevalere la loro Peugeot 208. Il primato nella classifica della Coppa Rally di zona, quella della R3C, è ormai consolidato e consente a Simone Di Giovanni e Doriano Maini di guardare alla finalissima con entusiasmo, contando su un feeling con la Renault Clio decisamente convincente. L'unica vettura R3T al via, la Renault Clio di Giacomo Matteuzzi e Marco Piazzini, quindicesimi nella classifica assoluta. Stesso status per la grande punto di Francesco Laudacina e Jonathan Pinna, unico equipaggio portabandiera della classe R3D. Il distacco per poco non ha raggiunto il minuto. Con questi numeri Maurizio Cappelletti ed Elena Cecconi si sono aggiudicati la classe Super 1006 su Renault Clio. Nella top 5, quinti nell'assoluta, Dedo ed Emanuele Inglesi, equipaggio che ha garantito alle strade del Valdarno fiorentino la presenza della loro Renault Clio di classe N5, vincitrice del confronto di categoria. A calare giù il sipario del Rally Reggiano, città di Firenze, sono stati gli ultimi 15 km di speciali. Catrame che ha garantito a Luca Cecchettini e Paolo Garavaldi la terza posizione finale, conquistata sui sedili della Skoda Fabia. Sì, sì, puntavo al podio e non per essere ipocrita, quando uno partecipa a un rally punta il più in alto possibile. Però sapevo che i due che mi sono arrivati davanti, insomma, proprio su questa gara hanno anni e anni di esperienza, è la prima volta che la faccio, quindi il terzo posto era ciò che speravo e va bene così. Alle spalle un Monte San Giovanni campano di grandi soddisfazioni. L'attualità ha regalato a Nicola Fiore ed Alessio Natalini molto di più, elevando la loro Skoda Fabia alle spalle del mattatore senigallesi, in seconda piazza. Sì, è stato un bel risultato, in progressione. E ci siamo divertiti, abbiamo lavorato bene sull'assetto e anche sulla mescola delle gomme. È stata una bella gara in crescendo e cerchiamo di andare avanti. Complimenti a quegli altri. Con convinzione, concretezza ed un sospiro di sollievo sul finale, Carlo Alberto Senigallesi e Marco Lupi hanno garantito alle loro bacheche un altro bel calice, il quinto per il pilota sulle strade del Valdarno fiorentino. Sì, sono ancora vincitore, diciamo che dopo un anno di fermo e un anno con una sola gara, praticamente una gara dopo due anni,
è difficile, è molto difficile, perché le macchine sono sempre più performanti e non è semplice ritrovare subito il proprio ritmo. Però diciamo, dai, ci siamo contenti. Sapevamo comunque che anche gli avversari erano avversari che avevano già fatto delle gare, quindi erano un pochino più preparati a livello tecnico, e quindi era tutta una scoperta. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato anche questa sera. Io vi ringrazio ancora una volta per averci seguiti e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buon proseguimento di serata. Questo programma è stato offerto da Questo programma è stato offerto da